Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce la brezza, tremando i fiori, spande profumo inebriante calore, un raggio di luce le illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore. Si aprono i cieli soltanto per lei, è accolta la Vergine Madre nell'eternità. Dal Libro di Cielo, volume 12, 17 gennaio 1921 e volume 12, 24 gennaio 1921. Figlia mia, il Fiat è tutto, è pieno di vita, anzi è la stessa vita, e perciò da dentro il Fiat escono tutte le vite e tutte le cose. Dal mio Fiat uscì la creazione, perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del Fiat. Dal Fiat michi della mia cara mamma, detto nel mio volere, da cui ebbe la stessa potenza del mio Fiat creatore, uscì la redenzione. Sicché non c'è cosa della redenzione che non contenga l'impronta del Fiat michi della mia mamma, anche la mia stessa umanità. I miei passi, le mie opere, le mie parole erano suggellate dal Fiat Michi di lei. Delle mie pene, delle piaghe, delle spine, della croce, del mio sangue, il suo Fiat Michi ne aveva l'impronta, perché le cose portano l'impronta dell'origine donde sono uscite. La mia origine nel tempo fu dal Fiat Michi dell'Immacolata Mamma, perciò tutto il mio operato porta il segno del suo Fiat Michi. Sicché in ogni ostia sacramentale c'è il suo Fiat Michi, se l'uomo sorge dalla colpa, se il neonato è battezzato, se il cielo si apre per ricevere le anime,
È il Fiat Michi della mia mamma, che segna, che segue, che precede tutto. O potenza del Fiat, lui sorge ad ogni istante, si moltiplica e si fa vita di tutti i beni. Ora voglio dirti, perché ho chiesto il tuo Fiat, il tuo sì, nel mio volere. La mia preghiera insegnata, il Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, questa preghiera di tanti secoli, di tante generazioni, voglio che abbia il suo esaurimento e compimento. Ecco perché volevo un altro sì nel mio volere, un altro Fiat contenente la potenza creatrice. Voglio il Fiat che sorge ad ogni istante, che si moltiplica a tutti. Voglio un'anima in un'anima il mio stesso Fiat che sale al mio trono. E con la sua potenza creatrice porta in terra la vita del Fiat come in cielo, così in terra. Io, sorpresa e annullata nel sentire ciò, ho detto: Gesù, che dici? E tu pure lo sai quanto sono cattiva ed inabile a tutto. E lui: figlia mia, è mio solito scegliere le anime più abiette, inabili e povere per le mie opere più grandi. La mia stessa mamma nulla aveva di straordinario nel suo esteriore, nessun miracolo, nessun segno teneva che la facesse distinguere dalle altre donne. Il suo solo distintivo era la perfetta virtù, a cui quasi nessuno faceva attenzione. E se agli altri santi ho dato il distintivo dei miracoli e altri ho fregiato con le mie piaghe, alla mia mamma nulla, nulla. Eppure era il portento dei portenti, il miracolo dei miracoli. La vera e perfetta crocifissa, nessun'altra simile a lei. Figlia mia, il primo Fiat fu detto nella creazione senza intervento di alcuna creatura, il secondo Fiat fu detto nella redenzione. Volli l'intervento della creatura e scelsi la mia mamma come compimento del secondo Fiat. Ora a compimento voglio dire il terzo Fiat e lo voglio dire per mezzo tuo. Ho scelto te per compimento del terzo Fiat. Questo Fiat farà completare la gloria e l'onore del Fiat della creazione e sarà conferma e sviluppo di tutti, del Fiat della redenzione. Questi tre Fiat adombreranno la sacrosanta Trinità sulla terra e avrò il Fiat voluntas tua, come in cielo, così in terra. Questi tre Fiat saranno inseparabili. Uno sarà vita dell'altro, saranno uno e trino, ma distinti tra loro. Il mio amore lo vuole, la mia gloria lo esige. Che avendo sprigionato dal seno della mia potenza creatrice i primi due Fiat, vuole sprigionare il terzo Fiat, non potendolo più contenere il mio amore. E questo per completare l'opera da me uscita, altrimenti resterebbe incompleta l'opera della creazione e della redenzione. Io nel sentire ciò sono rimasta non solo confusa, ma come stordita, e dicevo tra me: possibile tutto questo? Ce ne sono tanti, e se ciò è vero che ha scelto me, mi sembra che sia una delle solite pazzie di Gesù. E poi che cosa potrei fare, dire dentro di un letto, mezza storpiata di netta quale sono? Potrei io far fronte alla molteplicità ed infinità del Fiat della creazione e della redenzione? Essendo il mio Fiat simile agli altri due Fiat, io devo correre insieme con loro, moltiplicarmi con loro, fare il bene che fanno loro, intrecciarmi con loro. Gesù, pensa a quello che fai, io non sono da tanto. Ma chi può dire tutti gli spropositi che dicevo? Ora il mio dolce Gesù è ritornato e mi ha detto: figlia mia, calmati, io scelgo chi mi piace. Sappi però che tutte le mie opere le incomincio tra me ed una sola creatura e poi vengono diffuse. Difatti, chi fu il primo spettatore del Fiat della mia creazione? Adamo e poi Eva, non fu certo una moltitudine di genti. Dopo anni ed anni sono stati spettatrici turbe e moltitudine di popoli. E nel secondo Fiat fu solo la mia mamma la sola spettatrice, neppure San Giuseppe seppe nulla. E la mia mamma si trovava più che nelle tue condizioni. Era tanta la grandezza della forza creatrice dell'opera mia che sentiva in sé, che confusa non sentiva la forza di farne parola a nessuno. E se poi San Giuseppe lo seppe, fu perché io glielo manifestai. Onde nel suo seno virginale, come seme, germogliò questo Fiat e se ne formò la spiga per moltiplicarlo e poi uscì alla luce del giorno. Ma chi furono gli spettatori? Pochissimi. Nella stanza di Nazareth i soli spettatori erano la mia cara mamma e San Giuseppe.
Quando poi la mia umanità crebbe, uscì e mi fece conoscere, ma non a tutti. E poi si diffuse di più e si diffonderà ancora. Così sarà del terzo fiat. Germoglierà in te e si formerà la spiga. Solo il sacerdote ne avrà conoscenza. Poi poche anime. E poi si diffonderà. Si diffonderà e farà la stessa via della creazione e della redenzione. Quanto più ti senti schiacciata, tanto più cresce in te e si feconda la spiga del terzo fiat. Perciò sii attenta e fedele. Bene, questi due scritti sono molto importanti perché ci fanno riflettere su un tema fondamentalissimo, ecco, del dono della Divina Volontà, che è il Fiat nelle sue tre attuazioni storiche, che Gesù ha paragonato, ha fatto un'immagine, insomma, analogica con la Santissima Trinità, no? Questo numero 3, che è il numero della perfezione, perché individua le persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo. E così tutti coloro che si sono addentrati in un mondo della Divina Volontà sanno che il Fiat si distingue in creante, redimente e santificante, il Fiat Lux, il Fiat Michi e il Fiat Voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Così come tutti sanno che il protagonista del primo Fiat è Dio solo, perché viene da Lui, del secondo è la Madonna, ovviamente in risposta al Fiat Supremo con il Fiat Michi, e del terzo, come abbiamo ascoltato chiaramente, è stata protagonista singolare Luisa. Ecco, aprendo quindi il campo all'attuazione che già c'è del Fiat, che già c'è stata. Del Fiat Voluntas Tua sicut in cielo et in terra, perché Luisa ha vissuto così. E come Gesù stesso spiegava, da quel momento in poi una progressiva dilatazione, così come è sempre stato nelle opere di Dio, dal singolo ai pochi ai molti. Questa è una, come dire, legge di azione divina, ecco, che Gesù sintetizza in questi brani, no? Singolo, pochi, molti. E quando ci sarà per il Fiat santificante il compimento del molti, ecco, si presume, ecco, che ci sarà questo regno del Fiat supremo sulla terra, che tutti quanti auspichiamo e per il quale preghiamo, ecco, e che anzitutto cerchiamo di far nascere, crescere, instaurare e stabilire nei nostri cuori. Alcune cose su cui bellissime meditare, che riguardano anzitutto la Madonna, protagonista del primo assoluto, diciamo, del primo dei due scritti. Numero 1. La bellezza della santità nella Divina Volontà consiste nel non avere nulla di esteriore e di appariscente. La Madonna in terra non fece miracoli, la Madonna in terra non ebbe, per esempio, il dono delle stigmate visibili. Ma Gesù spiega: nessuno fu crocifisso tanto quanto lei. Non specificando, no? Cioè, innanzitutto c'è la crocifissione perpetua, ecco, che è l'annullamento in ogni atto della volontà propria, no? Poi c'è la partecipazione, la conoscenza, ecco. Conoscenza interiore e partecipazione certamente interiore, ma vivissima, a tutte le sofferenze del figlio. Potremmo pensare ci saranno state le stigmate invisibili, le crocifissioni che viveva Luisa, ecco, in privato, quindi senza che dessero poi strascichi o segni esteriori. Dio può fare tranquillamente queste cose, l'ho sempre fatto. Questo non possiamo saperlo. Possiamo presumere, io personalmente presumo non dissi di più, perché ritengo, insomma, credo che la prima partecipante alle sofferenze di Gesù, percepibili anche in tutto il proprio essere, sia stata la Madonna, senza nessun dubbio. È un'idea certamente
personalissime. Qui Gesù dice semplicemente che nessuno fu crocifissa tanto quanto lei, non lasciando spazio alle interpretazioni personali. Lasciando spazio quindi libertà. L'altro aspetto, ed è bellissimo anche questo, è che tutta la vita e le opere di Gesù, comprese quelle sacramentali, addirittura spiega, portano questo imprinting, questa impronta del fiat mihi. Quindi, bellissimo. Quindi vuol dire che sono in qualche modo segnate, ecco, da una sorta di firma della Madonna, firma della Madonna che, come dire, automaticamente fa passare queste cose a cose sue. Se Leonardo è battezzato, se il cielo si apre per ricevere le anime, il fiat mihi della mia mamma che segna, segue e precede tutto. Quindi qui si apre una dimensione fortemente misterica, no? Anche perché a un certo punto Luisa, che dice sempre che è molto semplice, che è molto analfabeta, però quando fa quell'obiezione nel secondo scritto, dice delle cose molto sensate. Potrei io far fronte alla molteplicità ed infinità del fiat della creazione e redenzione, essendo il mio fiat simile agli altri due, io devo correre insieme con loro, moltiplicarmi con loro, fare il bene che fanno loro, intrecciarmi con loro. Gesù pensa che fai, non sono da tanto, no? Cioè, la potenza di questo fiat è immensa perché, come dire, ci immette e ci proietta nell'operare divino. Questo sia da un punto di vista oggettivo, e chiaramente poi comporta un impegno da un punto di vista soggettivo. L'impegno dal punto di vista soggettivo, come spiega Luisa, è: devo correre insieme con loro, moltiplicarmi con loro, fare il bene che fanno loro, intrecciarmi con loro. E questo si fa attraverso gli atti, attraverso l'immissione di ti amo dovunque e dappertutto, che si viene fatta con una certa progressiva continuità fino a diventare parte, come dire, totalizzante dell'esistenza, no? È un universo, insomma, è un mondo, e si comincia ad entrare in questa dinamica di continua produzione di bene, che è propria della divinità e che viene fatta proprio dalla creatura e moltiplicata ed alimentata dall'operato nella divina volontà della creatura stessa. Questo è proprio la quintessenza, no? Il cuore, ecco, della dottrina sulla divina volontà. Quindi Luisa ha capito molto bene, pur essendo, e proprio perché lei obiettava che stava nel letto, mezza storpiata di netta, ma proprio perché, cioè, il Signore l'ha messa lì proprio per questo motivo, cioè perché non avesse altri impacci, altri impedimenti, altre occupazioni nella sua vita che non fare quasi nient'altro che questo, tolto chiaramente il tempo che dedicava alle necessità della vita comune o ai piccoli lavoretti che faceva. Per il resto poteva volare negli orizzonti del Fiat senza nessun tipo di limitazione. Ecco, queste sono un pochino le caratteristiche fondamentali e molto mariane. Allora, noi c'è un altro aspetto che non è mai sufficientemente evidenziato, che è quello appunto delle operazioni interiori. Le operazioni divine sono operazioni non appariscenti, silenziose. È soltanto
Dio, cioè, è soltanto uno spirito, ecco, che può vederne gli effetti. Noi no. E ordinariamente l'uomo è attratto da altro che non da questo. Ecco perché non molti comprendono la vita. Cioè, io quando Luisa dice, ma scusa un attimo, ma veramente tu hai scelto me? Ma veramente mi devo far fare queste cose? Altre volte dice, ma veramente quando io faccio una cosa di volontà succedono tutte queste cose? Perché non si tratta di realtà evidenti. Si tratta di cose rigorosamente e precipuamente interiori. Ma del resto, no? Cioè, la Santa Madre Chiesa insegna che Gesù istituì i sacramenti accompagnandoli con dei gesti esteriori, proprio in aiuto all'essere umano. Cioè, perché l'essere umano, che purtroppo non può vedere le cose interiori, ha bisogno di segni esteriori. D'accordo? Questo dipende anche evidentemente da ragioni, come dire, di certezza, no? Ecco, quindi per amministrare un sacramento, il sacramento qualcuno deve vedere che è stato dato, no? Quindi non si può andare semplicemente, ecco. Però l'acqua che viene posta sul bambino è una rinascita divina, è una rinascita d'acqua e da Spirito Santo, no? In questo mondo un pochino veramente rovinato, cioè delle volte si vedono delle cose che non si sa se debbano fare, come dire, tanta di quella pena veramente da piangere quasi lacrime di sangue, o addirittura, però questo non sarebbe una reazione, cristiana adeguata, quasi far nascere un pochino di sdegno, no? Capita ai sacerdoti oggi che stanno per amministrare il battesimo e si sente il commento, insomma, ecco appunto che non si sa se reagire con un bel padre perdonali perché non sanno quello che dicono, oppure veramente no, farsi cascare un po' le braccia per terra, dice adesso, guarda che adesso ti fa la doccia, ecco, il prete. Ecco, però il motivo per cui Dio, adesso tornando alle cose serie, ha legato gli effetti spirituali a dei segni esteriori, è proprio questa nostra ontologica, come dire, incapacità di entrare nelle dinamiche spirituali. Per cui per entrare bene in questo mondo ci deve essere proprio a mio modestissimo avviso, anche qui Gesù lo sottolinea. Pensiamo alla Madonna, pensiamoci attentamente alla Madonna. Cioè, la Madonna appariva esteriormente, questo lo dice Gesù chiaramente qui, come una comunissima donna. Niente di straordinario, niente segni, il solo distintivo era la perfetta virtù, a cui tra l'altro quasi nessuno faceva attenzione, perché attenzione. Anche la virtù si ha delle, come dire, manifestazioni esteriori, no? Però le virtù che vengono per esempio esercitate in pubblico non sono molto appariscenti. Facciamo un esempio, no? Se per esempio io sto facendo una fila alle poste, un esempio molto molto concreto, e c'ho fretta, c'è un sacco di gente. C'avrei magari tante cose da fare e io faccio un bell'atto intero e dico, bene signore, fiat, sia fatta la tua volontà, mi chiedi il sacrificio di stare per un po' di tempo in piedi, magari al caldo, in mezzo ai rumori, fiat, e tu rimani tranquillo, calmo, sereno, stai paziente, aspetti la posta, tutte le cose che dovresti fare dici, pazienza, quando avrò finito le farò, se c'è tempo, se no sia fatta la volontà di Dio. Questo sembra niente, ma questo è un grande atto davanti al Signore. Ma nessuno lo vede, d'accordo? Quello che si vede piuttosto è se magari qualcuno si mette a fare una scenata, che si mette a strillare perché gli addetti all'ufficio postale, anziché sta a solvere
e a stare al loro posto si mette a chiacchierare tra di loro, no? Ma le cose interiori, le virtù generalmente non si vedono tanto. Certo, se uno ci prestasse attenzione, dice, va, si gira e guarda qui, guarda un volto che magari sta facendo la fila, ma mantiene l'aspetto sereno, disteso, sorridente, se qualcuno si rivolge lo tratta bene, ha come dire, dice, ma guarda questo che bella persona che è, ma più di questo non viene, no? O anche quando uno, non so, aiuta il prossimo o ha un modo di fare gentile, affabile, cortese, no? Certo, uno percepisce qualcosa, dice, ma che bella persona, insomma, una persona educata, ma non è che uno, come dire, percepisce la santità eroica, perché anche questo, quindi pariamolo, è un fatto profondamente interiore, non è un fatto appariscente. E questo però ci faccia comprendere quanto Dio guarda il nostro interiore. E a mio modestissimo avviso, questo aspetto dell'interiorità, quindi dell'essere capaci di entrare dentro noi stessi, di starci, quindi di rimanere sempre in qualche modo vigili, presenti a noi stessi e al tempo stesso, quindi connessi e sotto gli occhi di Dio, a parte che è una delle cose più belle della vita nella Divina Volontà, ma è anche una delle cose più importanti, perché è solo questo che Dio guarda. Cioè, la nostra santa fede è così, d'accordo? È così. Sì, certamente può essere possibile che delle volte uno debba fare qualche gesto esteriore, insomma, che per forza di cose si vede, no? Ma queste sono le cose assolutamente meno importanti. Ed è anche, l'ho detto tante volte, e ogni giorno me ne vado persuadendo di più, questa vita, la vita nella Divina Volontà, la cartina tornasole di quello che c'è dentro il cuore delle persone. Perché non riesce a entrare in questa vita, in questo mondo, chi non ha nessuna base profonda di vita di fede. Nessuna. Nessuna base profonda di vita, di fede. Ma magari la sua fede è limitata ad una montagna di pratiche esteriori, perché anche andare a messa è una pratica esteriore, anche fare la comunione per certi aspetti si capisca bene, è una pratica esteriore. Anche dire il rosario è una pratica esteriore. Lo so, anche andare a fare servizio alla mensa della Caritas è una pratica esteriore. Queste sono tutte quante cose ottime, ma non possono essere corpi senza anima. D'accordo? Spero che si capisca il senso in cui sto parlando, cioè, andare a messa per abitudine, o la messa quotidiana, o la messa domenicana, fare la comunione abitudinariamente, recitare il rosario un po' così, no? Sempre un po' a pappagallo. Tanto perché abbia preso questa abitudine, bisogna farlo, facciamolo nel breve, più breve tempo possibile, così mi tolgo il pensiero. Per carità, è sempre meglio poco che niente, cioè non bisogna mai essere troppo drastici o rigidi, no? Però queste cose non producono grandissimi frutti di santità, se non sono accompagnati dal nostro interiore, no? Gesù spiega questo, insomma, nel Vangelo, anche per le opere, appunto per le opere magari che dovrebbero rimanere nascoste e invece si rischia di sbandierarle, no? Come il digiuno e l'elemosina, sono i famosi esempi del Vangelo, no? Ecco perché è così importante dentro questo mondo chiederci sempre per chi io sto facendo questo. È chiaro che se tu vuoi con la tua elemosina sia conosciuta, tu stai facendo quello lì, ma evidentissimo, lo stai facendo per te, cioè perché tu appaia come grande, longanimo e generoso agli occhi degli uomini, loro lo riconoscano. Quindi il perché e il per chi è completamente sballato. Quindi hai fatto pure un'elemosina e ti sei venduto la casa, non conta niente agli occhi di Dio, zero,
Anzi, è un'opera peccaminosa, perché è sporcata di brutto dalla volontà umana. Stessa cosa per un digiuno ostentato, no? O che si voglia, insomma, comunque in qualche modo far conoscere. Allora, anche Gesù nella sua predicazione pubblica, no? Stava sempre battendo per portare le persone dentro il cuore. Gli scontri che ha avuto con i farisei erano tutti su questo punto. Cioè, cercando di portarli dentro, di fare, dice, ma tu che cosa stai facendo? Com'è la tua fede che dici di avere? Com'è il tuo rapporto personale con Dio? Com'è? Ecco, questo mese un'anima mariana, autenticamente mariana, perché anche poi nella devozione alla Madonna si inseriscono tante esteriorità, che come San Luigi dice, certamente sono utili, a volte anche necessarie, ma non sono la sostanza della devozione. La devozione alla Madonna, dice San Luigi, plasma l'interiorità della persona, l'interno della persona, rendendolo simile a quello di Maria. E non è fatta di cose principalmente esteriori, altre pratiche di preghiera, altri segni esteriori, eccetera, eccetera. No. Ecco, contemplare queste veramente opere prodigiose, meravigliose, e anche questo stile di Dio, no? Lui, il singolo, i pochi e i molti, ecco, ci aiuti ulteriormente a entrare bene nel mondo del divin volere e a posizionarci bene nella nostra assai raccomandata e auspicabile devozione personale alla Divina Maria. O Regina Santissima e Benedetta, contemplando la tua grandezza e la tua potenza, ti chiediamo umilmente, veramente, di farci entrare dentro noi stessi, accompagnati dalle tue carezze e sollecitudini materne, perché possiamo imparare a abitare al cospetto di Gesù e al tuo cospetto dentro di noi, come dice Gesù negli scritti, come se non ci fosse nessun altro sulla terra. O meglio, relazionandoci con qualunque altro, sia esso essere umano, sia esso situazione, cosa o persona, sempre in voi e in relazione a voi, mai fuori di voi, mai senza di voi, peggio mai contro di voi. Vi aiuto a continuare a comprendere che senza questa sostanza interiore non solo non c'è vita nella Divina Volontà, ma non c'è nemmeno vita e devozione mariana e non c'è nemmeno vita cristiana. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.